Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui in compagnia di Fuff Gamer dopo una lunga assenza perché come vi ho detto ci sono state anche le diciamo Ferragoste, quindi non ho caricato video, ci siamo un po' riposati. Comunque oggi siamo in questo nuovo video per parlare delle tagliatelle al pesto di pistacchio e limone. Anche questa è una ricetta abbastanza semplice e quindi vi propongo gli ingredienti che servono. Abbiamo bisogno di 250 g di pasta all'uovo, di cui tagliatelle, fettuccine a vostra scelta, poi 60 g di pistacchio, un mazzetto di prezzemolo, poi abbiamo bisogno di 40 g di burro, e un cucchiaio di pepe, un cucchiaio, e un pizzico di pepe, scusate, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e un limone di cui ricavare la scorza. E il succo che serviranno per dopo. Allora, per preparare questa ricetta il procedimento è abbastanza semplice. Per prima cosa bisogna mettere la pentola sul fuoco in cui poi andiamo a mettere la pasta quando bollerà. Poi nel frattempo dedicatevi a mettere una padella sul fuoco antiaderente e metterci dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, la scorza del limone con il succo e far rosolare il tutto. Una volta fatto questa operazione, dedicatevi ai pistacchi in cui dovete pulirli e schiacciarli per bene per ricavarne la granella. E quindi, ragazzi, non vi resta ora che andare a verificare se l'acqua bolle e una volta fatta questa operazione, andare a calare, diciamo, mettere la pasta, farla cuocere per qualche minuto, come al solito sempre deve essere al dente, perché poi deve essere ripassata, dopo che viene scolata, deve essere ripassata nella padella di cui avete preparato prima il condimento. E quindi deve essere ben amalgamata e aggiungendo anche un po' di panna, ovviamente da cucina, e anche un pochino di pangrattato. Quindi una volta che diciamo, gli ingredienti sono abbastanza amalgamati, non vi resta che impiattare questa semplice piatto con spolverizzare con un po' di pepe e la granella di pistacchio. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete tanti like e continuatevi a iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina e quindi ragazzi, un'altra cosa, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate nei commenti, ma come vi ho detto, questa ricetta è facile da preparare e come al solito noi ci vediamo al prossimo video.